Oggi comincio il mio vlog così. È domenica 3 gennaio e volevo farmi un po' una chiacchierata con voi, una chiacchiera. Nel frattempo mi tolgo questa schifezza che ho addosso. Dovrei lavare anche gli occhiali. E nel frattempo, come sfondo, vi faccio vedere il mio caos giornaliero, il mio caos quotidiano, il mio caos ordinario. Il mio disordine ordinario. Allora. Intanto cominciamo con... Volevo chiarire alcuni punti del tipo... io ho aperto il canale per puro divertimento, non è a scopo lavorativo, o almeno non lo è per adesso, non so se lo diventerò dopo, non so se ce ne avrò voglia e quant'altro. E l'ho aperto per una voglia mia personale, per piacere personale, ecco. Per piacere personale ho aperto questo canale. E non mi aspetto niente da nessuno, non ce l'ho mai con nessuno. Non pretendo di piacere a nessuno e mi sto approcciando adesso con il mondo del web, quindi mi devo beccare, che ne so, simpatie e antipatie, quindi posso essere simpatica o antipatica. Piacere e non piacere, ma non ho mai detto di voler insegnare niente a nessuno, non ho mai detto di essere esempio per qualcuno, ma quantomeno no esempio, come voglio dire, secondo me il mio può essere un aiuto perché lo è stato per me. Io vedendo i canali di alcuni YouTuber, mamme e casalinghe, prendo spunto e devo dire la verità, grazie a loro ho imparato ad essere molto più ordinata e molto più precisa. Pulita no, perché pulita secondo me lo sono sempre stata, ma purtroppo l'ordine è un po' una cosa che mi frega perché secondo me è un po' una questione di tanti fattori l'ordine, ecco, dipende anche, sì, secondo me dipende anche se hai più tempo o meno tempo, se i bambini sono più piccoli o meno piccoli e quant'altro. Io, a differenza di un anno fa, 2 anni fa, sono anche più ordinata perché c'ho anche meno giochi in giro, ho imparato un metodo diverso, sempre comunque ringraziando, devo dire la verità, grazie a YouTube, o comunque grazie a dei video che ho visto che, dico la verità, mi hanno aiutato un sacco. E uno fra tutti, perché di YouTuber italiane che fanno dei video di pulizia io ne ho visti, però non, rispetto a quelli americani sono relativamente pochi. Uno fra tutti, un canale fra tutti che mi piace da morire perché mi piace il fatto che sia una famiglia numerosa, umile, è il canale di Debbie G, a cui io mi sono totalmente ispirata un po', no, nel senso, io mi sono motivata grazie a lei. Io grazie a lei faccio un sacco di cose in più perché, nel senso, penso, se lo fa lei ci devo riuscire pure io. Cioè, lei è da ammirare perché ha 3 bambini, è una persona totalmente umile, lo ripeto. Quindi se lo fa lei ci dobbiamo riuscire tutti. E quindi guardare i suoi video mi motiva moltissimo alla pulizia e all'ordine. Lei è la più, per me, quella che mi ha aiutato di più. Poi vabbè, ce ne sono state altre, ma quella che proprio mi aiuta in generale, che io, cioè, metto i suoi video e comincio a pulire, cioè, proprio così, è stata proprio lei.
Al di là di questo, i miei video sono per me d'aiuto per me stessa, perché facendo i video io mi sprono ancora di più all'ordine e alla pulizia e credo, spero che siano di aiuto anche per gli altri, anche per le altre mamme come me. L'unica cosa che ci tengo a sottolineare e a ribadire è che purtroppo io ho un grandissimo difetto, e cioè io non mi sveglio presto la mattina, quindi per me è proprio un difetto grande. È per questo che il mio canale si chiama Diario di una mamma imperfetta, perché io non ho le regole schematizzate che hanno tante mamme, o meglio, sto cercando e provando a mettermi queste regole. Ma anche con una certa tranquillità, perché non voglio imporre niente ai miei figli o vivere una vita schematizzata in base a orari rigidissimi, 11:30. Però, insomma, ci stiamo improntando tutti su una determinata linea. Non che ognuno fa come si pare, ci mancherebbe, ci sta sempre l'orario per mangiare, orario per fare colazione e quant'altro, però. Diciamo, non è che te posso dire, alle 6 ci svegliamo tutti, alle 7 tutti pronti, alle 8:30 la famiglia del Mulino Bianco. No, non è questo per me, anche perché comincia poi a diventare un'idea. Sempre tutto questo, sempre parlo per me, diventa una cosa molto molto rigida, molto molto pesante, eccetera, eccetera. Comunque, tutto ciò era semplicemente per spiegare e dire, magari a qualcuno che non lo sa, soprattutto, che uno, questa casa dove abitiamo non mi piace, non ci piace a nessuno, era una casa proprio di appoggio, quindi è molto piccola, le cose che avevamo prima stanno ficcate un po' qua, un po' là, lo dico proprio in maniera molto schietta, perché io sono molto semplice, come anche i miei video, e quindi di conseguenza c'ho meno spazio, più cose che si trovano in disordine, più cose che non stanno al posto loro, perché non c'ho proprio lo spazio per mettere determinate cose, quindi mi devo organizzare nello spazio che ho. Ho comunque in questo anno buttato un sacco di roba che non ci serviva, e con questo devo dire grazie, cioè ho avuto un altro aiuto, nel senso ho preso spunto da un'altra cosa che sarebbe l'armadio di Grace, un libro dove c'è scritto La casa leggera. E non mi ricordo mai come si chiama lei, però l'armadio di Grace o la casa leggera trovate subito tutto. Quindi mi sono ordinata questo libro, e questo libro mi ha aiutato molto per quanto riguarda il decluttering, buttare le cose che non ci servono, che ho accumulato, che da un anno all'altro non ho utilizzato, le buttiamo o le regaliamo se sono in buono stato. E quant'altro, ci cerchiamo una sistemazione migliore, eccetera, eccetera. Ma quando purtroppo lo spazio è poco e piccolo, ristretto, cioè che spazio vuoi cercare? Se non ce l'hai, no, non lo puoi cercare. Cioè, vedete là tutta quella roba lì, tutte quelle scatole. Uno, c'ho due scarpiere, ma non c'ho il posto per metterne un'altra. Dove la metto? Due, non ho un mobile per il bagno, ma non mi interessa, neanche lo compro, perché questa non è casa mia e non è la casa in cui voglio abitare. Quindi era una sistemazione temporanea e per questo non l'abbiamo né arredata né ci perdiamo chissà quanto tempo. La pulisco ogni giorno, naturalmente, perché c'ho il cane dentro casa, c'ho i bambini che giocano spesso per terra e quant'altro, ma purtroppo per quanto riguarda l'organizzazione e l'ordine, mi devo attenere a quello che ho. C'ho due divani dentro una stanza che non li può contenere, però che faccio? Li butto, non li posso buttare perché uno l'avevo comprato con i miei soldini, e quindi, cioè, tutti e due, però uno forse me l'aveva regalato la mia madre quando ci ha comprato tutti i mobili, quindi
non me la sento di darlo via, devo trovarci un'altra sistemazione e non l'abbiamo buttato in vigore del fatto che avremmo cambiato casa. Quindi la sala sarebbe stata più grande e avrebbe avuto spazio per questi due divani, insomma. E detto ciò, niente, io ci tenevo a puntualizzare queste poche cose perché, ecco, è da poco che mi sto approcciando un po' meglio al mondo di YouTube e quindi è normale che ci siano critiche positive e critiche negative, ma ci tengo a puntualizzare che io accetto tutte le critiche purché siano costruttive, cioè nel senso nei limiti del possibile. Uno deve pure capire, nel senso, se c'hai uno spazio che ti permette di fare determinate cose oppure no. Cioè io vedo tanti video di persone che magari fanno le pulizie, li seguo lo stesso, però non fanno le pulizie come vorrei, cioè come per me è intesa il fattore pulizia. Cioè, tipo, un esempio stupido è una cosa che io odio particolarmente, è passare la carta igienica sulla tazza del WC, per me è una cosa, oltre che schifosa, è una cosa che riappiccichi lo sporco, se di sporco vogliamo parlare, ma pulendo il bagno tutti i giorni, per me questa cosa dello sporco non sussiste, cioè non ne vedo la motivazione, anche perché anche sotto lockdown stiamo solo noi, cioè non è che a casa c'entrano estranei e quant'altro, lavi tutti i giorni per terra, spazi e quant'altro. Che tipo di sporco potrebbe mai esserci su questo, su questa tazza? D'accordo che non ci vogliamo mangiare, ma vabbè, questa è una. Un'altra cosa che mi dà fastidio è non far prendere aria a letto e non sgrullarlo. Quella è più una fissa mia, però al di là di questo, io le seguo lo stesso, queste persone, a me non mi interessa perché ognuno ha il proprio modo di pulire e io magari da queste persone posso prendere altri segreti o altre cose che fanno diverse da me e che magari possono piacermi, quindi le continuo a guardare lo stesso. E niente, questo era un piccolo spiegazione, un piccolo motivo perché io ho aperto il canale, che faccio sul canale, eccetera, eccetera, ma in questo momento non mi interessa più di tanto perché non è il mio lavoro. Matteo! Non so che stanno a combinare, per esempio. Non è il mio lavoro, non so se lo diventerà, non so se vorrei farlo diventare un lavoro, ma in questo momento è un hobby, è una valvola di sfogo e quant'altro. Ma che stai facendo? Con lo scotch che ci devi fare? Ci devi giocare con lo scotch. Ci devi giocare? Soprattutto, altra questione, i panni io ce l'ho perennemente accumulati perché? Perché l'acqua qui mi finisce presto, forse in altri video già ve l'ho detto, e quindi ragion per cui non posso fare 3.000 lavatrici al giorno, altrimenti ci ritroviamo per una settimana poi senza acqua. Quindi io sono costretta a fare una lavatrice al giorno, una, massimo due se sono piccole, ma al giorno. E quindi mi devo accontentare, cioè vi faccio solo un attimo capire che cosa sta succedendo qui. Questo è quello che è successo con un attimo che io sono andata in bagno, questo è quello che è accaduto adesso, eccolo qua. Ragion per cui io non posso trovare sistemazione mai. Ehi là, rieccoci qui. Rieccoci qua. No, non è un gatto, dovrebbe essere un cinghiale, ma non riesco a farlo. Questo è il mio prototipo di cinghiale. E niente, praticamente sto seguendo un. Vedete, non litigare però magari. Daniele, non litigare. Me li presti? Mamma, non mi serve. Allora, stavo dicendo che praticamente sto seguendo un gruppo per decorare le agende. Mamma, aspetta, non lo abbiamo, che comunque va bene. No, sulla bene. E quindi volevo fare la copertina del mio gennaio
con un cinghiale. Voi vi direte perché un cinghiale? Perché mio padre era nato a gennaio e andava a cacciare cinghiale, mo, bando a chi è contro la caccia, eccetera, eccetera. Mio padre era cacciatore, quindi vorrei. Ma che ci interessa? Che No, mi serve un marrone e quindi vorrei fare la mia copertina con un cinghialetto, se ci riesco, sempre se ci riesco. Niente, il discorso di prima era molto vago. Ti è velenato da qua vicino, però. No, vai, vedi, non mi vai sta addosso. No, non mi stai addosso. Allora levate. Niente, non riesco a sopravvivere a questo mondo io. è solo che le zampe fanno un po' cicciotti. E quindi niente, voglio fare sta copertina così, se ci riesco, se mi fanno sopravvivere a questo mondo, ma non lo so. A marrone qua non c'è. Ecco. E quindi eccoci qui. Quindi niente, in questi giorni che sto a casa mi sto dedicando, sì. Mi sto dedicando alle agende e quant'altro per pianificare tutti i miei impegni, anche se dentro casa tutti questi impegni, insomma, io di non è che ce l'abbiamo, però mi dedico alla pulizia, la pulizia, la pulizia, la pulizia, la pulizia, mangiare, 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 cucinare, 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 lavare i piatti, lavare i piatti, lavare i piatti e anche lavare i piatti. Questo è quello che faccio io tutti i giorni. Voi che fate durante le vostre giornate in quarantena? Niente, ho voluto fare questo piccolo vlog oggi perché, a parte che era tanto, tantissimo che non facevo un vlog, e poi insomma era giusto per spiegarvi la questione che vi ho detto prima sulla casa, sull'organizzazione e quant'altro, che magari a qualcuno non è chiara la mia. Non ti metti vicino a me! No, te devi levare da vicino a me. Perché sì, te devi levare. Perché ci stava prima lui e tu ti sei addentrato. Stavo. Voglio morire, voglio morire. Rieccomi qui, questo è il mio disegno caruccio caruccio. Adesso vedrò cosa farci. Mettete pure che è anche il mio primo disegno dopo 10 anni, quindi io direi insomma che me la sono cavata egregiamente, solo che questo non entrerà mai nella mia agenda. Vabbè, lo ripiego tipo così, tipo così. Mo vediamo un po'. Ho un po' esagerato con la grandezza. Cioè, vabbè. Però dovrei ritagliare soltanto il cinghialetto. Potrebbe entrarci. No, non c'entra neanche solo il cinghialetto. Vabbè. Mo vediamo come posso fare. Comunque, questa è una cosa che mi piace molto. Mamma, lo pieghi pure il mio. Non lo devo piegare. Ma io l'ho piegato perché sotto non c'era niente, vedi? Questo è il tuo leone? Sì. Non ci vorrei leone. Mi raccogli le matite che hai buttato là sopra? Ci voleva solo un'ora per farlo. Vorrei sapere come fanno le altre mamme chiuse in casa. Io vorrei proprio, proprio molto saperlo. Loro hanno dormito fino a circa le 7. Mi dispiace, che magari era tardi, però tutto il giorno mi hanno tormentata. Si sono addormentati tardi, io l'ho lasciato dormire, altrimenti morivo io. Quindi mi sono concessa un'ora di relax per me Mamma, stessa. guarda! Nel frattempo vorrei che voi mettete a posto le matite, perché sì. Daniele, no, che levi le punte, ma che dici? Questa Matteo, vai a sistemare le matite. Oh! si è levata. Vabbè.
Chi è che l'ha buttata per terra? Chi ha buttato per terra le matite? No, ancora non sono. Facciamo che questo è il sangue. Questo è un è il sangue. Allora dove l'hai messe? Eccole. Io ho fatto pure il sangue. Poi il cielo devo fare. Quando me lo vedo non ce l'esse. Mi ricordavo neanche come si scriveva in corsivo, sinceramente. Però sembra che mi sono stata brava, sì. Mi voglio complimentare da sola della mia bravura. Questo è il disegno di gennaio. Ma lo sto a fare. Ma vuoi chiedere una macchina? Io faccio una macchina schifo. Una macchina molto molto schifosa. Ho fatto già un punto. Si faccio vedere la mia super macchina, No, la mia macchina. È la tua, certo. Sì, fammi la mia. Eccola! Che finestrini. Eccoli, i finestrini pure, vedi? Questa è la mia super macchina, fantastica. Veramente fantastica. Fantastica! Frediti così i diti. I diti. Andiamo, levi. Ma te mi stai a far cadere. Oh! Potete levarvi tutti e due dalla stessa sedia? Che ne pensate, ragazzi? Guardate, ragazzi! Io direi che è carino, su. Aspetta. Molto carino, no? Me lo fai vedere, lo devo far vedere anch'io. Oh, ragazzi, ho fatto il sangue, il sole e il cielo. Il mi sangue. Piace? Perché il sangue? Perché i vampiri sono il sangue. Bene, io all'ombra delle 9:40, saranno 9:30, 9:35. Vi diamo la buonanotte, vero? Mamma, ti vedo abbracciato. Aia, Tania, non metti a appiccicare mamma così, no? Che bello pure il tuo, lo metti pure il mio qui. Sì, mettiamo tutti qua, me li metto dentro la mia agenda. Saluta tutti. Ciao, ci vediamo. Di ciao a tutti. Ciao a tutti. Ah, ci ci vediamo. Domani mattina. Fermati. Mamma, sta colorando il sangue. Fermate però. Domani mattina alle 3:30. Fermati. Perché? Perché fermati? Anche la mia macchina super bella. Vai a sistemare le matite, vai a sistemare le matite. Ehi, vai a sistemare le matite. No. No, sì, sì, chi l'ha buttate? Via! No, chi l'ha buttate per terra? Chi l'ha buttate? Chi le ha buttate? Non stanno mettere. Stanno sul divano, vai a mettere alla scatola, forza. Sta lì, vai a mettere alla scatola. Io devo ancora piegare i panni, oltretutto. Devo stendere una lavatrice. E poi Cristina d'Avena mi dirà se la mia giornata è terminata oppure no. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video vlog. Vi ringrazio sempre, come sempre, perché mi state seguendo, mi supportate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ah, mi sono fatta anche le unghiette. Unghiette da sola. Che non metteranno mai a fuoco, ma... E il mio caffè, il microfono, che vanno per me. Vabbè, sono tipo un color crema, color carne, color semplici. Ciao! Mamma, ecco la mia lingua. Ecco la mia lingua. La tua lingua? Eccola. E come si... Come faccio quella di papà. Come si fa la tua lingua? Lo sai che io le so fare? Guarda, si fa un... Mamma, mi fai il triangolo? Quello là per la... Così. E io faccio la lingua. Ha fatto fa la così. Lingua di papà. Questa. Il triangolo per la lingua. Che c'è la lingua di un coso? Oh,
di mamma. Quello è proprio un triangolo, eh? L'ho fatta qua. Guarda, io ne so